Ciao a tutti e benvenuti. Questa è la lettura per il segno del toro. È una lettura senza tempo, quindi il momento in cui vedrete questa lettura probabilmente sarà il momento giusto per voi per ricevere i messaggi che contiene. Se sentite il bisogno di ricevere un altro messaggio o di integrare il messaggio che sentirete, andate a vedere la lettura del vostro ascendente o di un altro segno predominante nel vostro tema natale. Volevo ringraziarvi perché questo canale sta crescendo velocemente, abbiamo superato le 6.000 persone e cominciare a dire che quando raggiungeremo i 10.000 iscritti sarò felice di offrire delle letture gratuite, quindi ci sarà un buon numero di letture, omaggio, chiamiamole così, per le persone che riusciranno poi ad ottenerle. Io mi chiamo Lisa, mi occupo di crescita personale, crescita spirituale, per questo queste letture non sono a scopo divinatorio, ma aiutano ad avere uno spunto di riflessione, un punto di vista diverso per superare magari una difficoltà che state vivendo in questo momento della vostra vita. Se vi piace la lettura vi invito a iscrivervi al canale e a cliccare sulla campanellina, in questo modo sarete aggiornati tutte le volte che esce un contenuto nuovo. Andiamo a prendere le vostre tre carte, quindi andremo a vedere qual è l'energia che vi caratterizza in qualche modo in questo periodo, l'energia che avete dentro e che quindi risuona con quello che succede all'esterno di voi. Eccolo qua. Andiamo a vedere una sfida che potrebbe esserci da superare, ok, e andiamo a vedere qual è il suggerimento da parte del mazzo. Come sempre, queste letture, essendo tanti voi a guardarle, non risuoneranno con tutti, quindi prendete quello che risuona, lasciate tutto il resto. L'energia è dato dalla giustizia, quindi dentro di voi, dentro molti di voi, c'è questa capacità in questo momento di vedere le cose con una grande chiarezza, di essere molto, come dire, in un certo senso, passatemi il termine, freddi nell'osservare le situazioni, nel soppesare, ecco, le situazioni. Come vedete c'è la bilancia, c'è il bianco e il nero, lo yin e lo yang, quindi l'equilibrio, il mettere sulla bilancia. Perciò è una situazione di chiarezza mentale, una situazione dell'essere in grado di vedere chiaramente le situazioni, soppesarle e quindi in qualche modo agire quando ci sarà il momento per agire con una buona consapevolezza, con una buona base di partenza. La sfida è quella di restare in qualche modo fedeli alle vostre emozioni, connessi alle vostre emozioni, qui abbiamo il re di coppe, e capaci di scegliere con chi condividere o meno queste vostre emozioni, sentimenti, movimenti interiori. È importante quindi con questa energia anche non entrare completamente nella dimensione cognitiva, perché la giustizia è molto cognitiva, è molto mentale, è la carta della bilancia, quindi molto molto in aria in un certo senso. C'è bisogno di restare connessi anche al vostro elemento acqua, quindi alla capacità proprio di sentirsi, di percepire le proprie emozioni, di condividerle in maniera sana con chi è giusto per voi avere nella vostra sfera emotiva. È una sfida, quindi per qualcuno di voi la sfida potrebbe essere consapevole di quali sono le proprie emozioni, per qualcuno di voi potrebbe essere il saperle condividere con le persone giuste, per qualcuno di voi proprio il poter non entrare troppo appunto nella dimensione cognitiva. Il suggerimento delle carte è l'asso di spade, quindi si torna alla chiarezza. Probabilmente per poter capire bene le vostre emozioni, per poter capire appunto con chi condividere e con chi invece mettere un freno, la chiarezza mentale sarà fondamentale, quindi avere la possibilità di una buona introspezione, una buona osservazione dei vostri pensieri e anche la capacità di comunicare molto chiaramente. L'asso di spade porta dei nuovi inizi o al potenziale di nuovi inizi collegati proprio a una mente chiara, una mente affilata come una lama e la capacità comunicativa. Vedete, su questa carta c'è una bocca, è proprio l'indicare la capacità di trasformare il pensiero in parole in maniera efficace, in maniera, passatemi il termine, sano. Quindi andiamo a vedere invece l'universo.
è già uscito. L'universo per voi dice, come suggerimento, il mago. Quindi di ricordarvi che avete dentro di voi tutti gli strumenti che sono utili, che sono necessari per la creazione di quello che desiderate nella vostra vita. Non importa l'ambito, queste letture sono generali, quindi se qualcuno di voi è più focalizzato sulle relazioni, se qualcuno di voi è più focalizzato sul lavoro, su progetti personali, qualsiasi cosa sia. Questa carta, l'universo vi sta ricordando che dentro di voi ci sono tutte le risorse necessarie, ci sono tutti gli strumenti. Avete il potenziale di trasformare il pensiero in materia. Occhio ai vostri pensieri, occhio a come pensate. E qui si ritorna all'equilibrio mentale della giustizia. Attenzione a dove mettete il vostro pensiero. Se voi tenete il pensiero sul limite, sul non riuscire, sul faticare, su pensieri limitanti e bloccanti, questo è quello che manifesterete nella vostra vita. Se pensate di fallire, manifestate un fallimento. Se invece pensate di riuscirci, se pensate e focalizzate la vostra attenzione su quali sono i vostri punti di forza, su quali sono le risorse anche esterne che potete in qualche modo contattare per aiutarvi nelle varie situazioni, lì avete il potere creativo positivo del mago che in qualche modo vi sostiene. Andiamo a vedere che pietra, quindi che cristallo, potrebbe esservi utile in tutto questo processo. Ho volato per terra, vado a prenderla. Ah, che bella! La kunzite, è una pietra che io adoro, adoro, adoro. Sono scritte in inglese, quindi assomiglia un po' al quarzo rosa, ma ha una struttura filamentosa, al contrario del quarzo rosa che è proprio diverso, quindi quando lo si vede si capisce, purtroppo da questa immagine non si vede molto. E la kunzite è una pietra che lavora sulla dimensione del cuore e si torna alla sfida, quindi probabilmente serve a sostenervi proprio a superare la sfida che questa lettura vi ha messo davanti. E questa carta, ripeto, è in inglese, ma traduco le parti più salienti. Innanzitutto vi aiuta, vi invita ad aprire il vostro canale dell'amore. Quindi è una cosa che per voi potrebbe essere utile. Usare una pietra di questo genere è fantastico in questo senso. Purtroppo è un po' raro e non è proprio economico, però ognuno di voi sceglierà se andarlo a cercare o meno. E dice di posizionarlo sul cuore, di respirare profondamente oppure di toglierlo, cioè di tenerlo nella mano sinistra. Quando si lavora con le pietre, a parte magari appoggiarle sul chakra di riferimento, in questo caso il quarto chakra, il cuore, tenerlo nella mano sinistra, meditare anche con la pietra nella mano sinistra, aiuta in qualche modo ad entrare in connessione e a ricevere quello che è l'energia della pietra stessa, perché la sinistra è la mano del femminile, quindi il ricevere. Poi ognuno segue il suo sentire, se qualcuno si sente meglio a tenerla nella destra, perché no? Per convenzione si tende a invitare a tenerlo nella sinistra. Bene, io spero che questa lettura sia utile per molti di voi, che possa dare degli spunti. Se vi piace mettete un like così lo so, oppure mettete un commento. Io vi auguro un buon proseguimento e ci vediamo presto per le prossime letture.